medaglie. Ma tu te rendi conto? Mamma mia. Ma tu te rendi conto? Mamma mia. Di quello che stava a fare? Mamma mia, non me l'aspettavo. Ero veramente, ma veramente tanto, tanto ottimista, ma tantissimo. Mi sento male. Tantissimo. Mi sento non male, mi sento male. Non mi aspettavo però l'Italia in grado di annichilire in questo modo. Quanto ci è mancata la competizione internazionale, ragazzi. Esordio migliore, secondo me non ci poteva sta. No, veramente. Vi abbiamo messi a cuccia. No, veramente sono rimasti dentro la cuccia. Non è che ci li hai messi, perché fuori dalla cuccia la Turchia non ci è mai uscita. Fate, ci avete tutto il vostro supporto con una marea di mi piace, che domani alle 14.35 porto una live reaction di quelle esagerated. Ma te posso dire, nel primo tempo, dopo quell'occasione, quella mano, un blocco sullo stomaco, ho detto guarda come si mette sta partita nel secondo tempo, aspetta. Questi fanno un tiro in gol e poi hai visto quello che cazzo stava a fare? Vabbè, allora aspetta, allora. Diciamo che l'Italia aveva bisogno di un episodio, l'ho detto durante tutta la live reaction, l'Italia aveva bisogno solo di un episodio, uno che è arrivato, che poi è arrivato nel secondo che è arrivato tempo, nel momento più importante, dove spingevamo, è arrivato finalmente il gol dell'Italia con un autogol loro, e ci ha dato la tranquillità. Da quel momento, ragazzi, la partita è andata completamente ma indecisa, anche nel primo come tempo, come mi aspettavo, Fabio, come mi aspettavo, anche nel primo tempo hai giocato come dovevi giocare, sì. Sapevamo che io però mi aspettavo un gioco un po' più offensivo da parte loro. Aspettavo una partita diversa da parte loro. Ci hanno solo però aspettati. Fai caso ad una cosa. Ma fai caso che nel momento in cui ha cominciato almeno a provare ad uscire leggermente, t'ha messo di più, un po' in difficoltà, ma manco più di tanto. No, non volevo dire quello. L'Italia è andata, è dilagato proprio. Okay. Cioè, è quello che volevo dire. Nel momento in cui l'Italia ha fatto l'1-0, è arrivata la tranquillità, perché la Turchia comunque ha dovuto scoprirsi un po', e poi l'Italia l'ha chiusa, ragazzi, l'ha chiusa. Te posso dire una cosa, secondo me la cosa più importante della partita di stasera, ma che dobbiamo ripetere anche nelle altre partite, è non sottovalutare nessuno. No. Non e bisogna lasciare me nulla al caso. E stasera te lo hai dimostrato di non esatto, sottovalutare esatto nessuno. Cioè noi comunque abbiamo rispettato la Turchia, l'abbiamo rispettata. Ma quando poi siamo scesi in campo, ragazzi miei, esatto, abbiamo tirato fuori gli attributi e gli abbiamo fatto vedere che siamo superiori. Gli abbiamo fatto vedere. Gli abbiamo fatto veramente, ma veramente e ci hanno, se sono messi paura, se sono messi paura dall'inizio alla fine, perché se sono resi conto che non potevano fare una partita di possesso palla, potevano solo ripartire. Già l'Italia nei primi 5 minuti aveva dimostrato che sfoggiava una pressione comunque costante, cioè non era quella asfissiante in stile, che ne so, Barcellona primo Guardiola, dove comunque appena perdi palla tutti i giocatori vanno a pressare, però si facevano sentire, ti facevano vedere che volevano riconquistare la palla con la cattiveria giusta, i movimenti giusti. Raga, Berardi stasera, a me mi è venuto in mente Berardi perché ho parlato dei movimenti. Ma Spinazzola! Berardi ha fatto una partita clamorosa. Ragazzi miei, e c'è un motivo se ha deciso di far partire Berardi e non Chiesa. E qua si vedono le palle di un allenatore. Ma secondo me non, se vedono. Non è solo una questione di forma, perché probabilmente Berardi ma pure tatticamente sta forse bravissimo. Berardi sicuramente adesso sta attraversando un periodo di forma migliore rispetto a quello di Federico Chiesa, che è l'altro in ballottaggio per quel ruolo a destra. Ma secondo me a livello tattico, a livello di movimenti, Berardi garantisce quell'equilibrio in più che serve alla squadra per fare quello che ha fatto questa sera. E secondo me Berardi, ragazzi, da là non lo schiudiamo più, Non lo A me basta che se vince va bene tutto. Ma anche il cambio Florenzi di Lorenzo, ragazzi, Lorenzo, ragazzi, è entrato ragazzi, benissimo, secondo me è il segreto della partita di oggi, cioè i terminali esterni che premevano e spingevano, perché Immobile fino a un certo punto, visto che parliamo non di è che ha fatto tutto sto granché, visto che poi ha segnato di terminali offensivi esterni. Mamma mia, regà, ragazzi, mamma mia, regà. Spinazzola man of the match. Primo tempo clamoroso da parte di Spinazzola, che poi come è normale che sia, secondo no. Cioè, meglio secondo me nel primo ragazzi, tempo secondo me Spinazzola ha premuto, ha saltato, ha messo palloni in mezzo, regà, ha fatto tutto clamorosa. Tutto quello che poteva fare, e ricordiamolo, Spinazzola è l'esterno di centrocampo che giocava terzino, sì, sì, ricordiamolo, sì, perché, eh, perché comunque nella stagione con la Roma noi in particolare l'abbiamo seguito benissimo, è sempre andato bene, quest'anno è stato uno dei migliori in assoluto della stagione romanista, però faceva un ruolo diverso, così comunque le vinci, Fabio, così le vinci le partite. Sì, le vinci così, cioè, così certo, si vincono le partite. Devi nel senso essere però concentrato, sempre concentrato, e fare le cose che ti chiede l'allenatore. Se tu credi
in quello che l'allenatore ti chiede sono questi risultati che vediamo questa sera, perché ragazzi è ancora presto, abbiamo vinto una partita, però questa è la prima partita che aspettavamo di valore importante. Ci aspettavamo una prestazione così. Io, e ripeto, aspettavo una partita di questo ci genere. Ci potevano far male, perché se tu avessi giocato col culo stretto, sì, questi a livello tecnico scarsi, a livello fisico molto te lo hanno fatto vedere nel primo tempo, si chiudevano benissimo le maglie difensive, sì, a riccio, sì, e ripartivano, sì, assolutamente, e ci avevano qualità qualche volta, sì 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 assolutamente. Quindi, però quello che ti voglio dire, io mi aspettavo stasera a maggior ragione l'Italia di Roberto Mancini, perché l'abbiamo vista in tantissime partite, specialmente ha cambiato nelle completamente uscite, la veste della nazionale, ragazzi. Nelle ultime uscite si è visto tantissimo la mano de Mancini su questa nazionale, e io mi aspettavo questa sera ancora di più di vedere la squadra de Mancini, e ci ho avuto una conferma in pieno, sì, sì, in pieno. Bellissima l'uscita di questa sera dell'Italia, e fiduciosissimo, dicevano che Chiellini era finito. Sì, dicevano che Chiellini era finito, ragazzi. Bolucci e Chiellini sono ancora una coppia, secondo me, io te posso... veramente attrezzata. Chiellini, l'unica cazzata che ha fatto, ogni volta che piava palla la buttava a casa, non c'è stava mai nessuno davanti, ma va bene anche quello. Sì, ragazzi, quando c'è stato da difendere, ha difeso. Quando ha gestito la difesa, ha gestito esemplare la difesa, si compensa con Bonucci, perché Bonucci è tecnico, lui sicuramente meno, è più irruento come calciatore. Però ragazzi, ma tutto, una macchina semi perfetta, ha funzionato tutto perfettamente. Stasera ha funzionato veramente tutto bene, pure Donnarumma ha impiegato pochissimo. Più sulle corsie, abbiamo giocato più sulle corsie alla fine. Certo. Certo. E Immobile, diciamo che si è più sacrificato. Poi è arrivato il gol, è stato bravo. Lo dirò anche nella live reaction, ovviamente. Perché, bravissimo, regà, ha buttato l'occhio, la stava per mettere sul palo del portiere, e il portiere si stava a buttare là. Esatto. E ha fatto, ha aspettato quell'attimo, ha fatto quella mezza finta. E là abbiamo quasi praticamente chiuso la partita. E poi Insigne Udira Gir ha chiuso la partita. Udira Gir, stagione migliore di Insigne col club, e oggi si è riconfermato alla prima importantissima che Italia, che Italia giro palla. Barella si è sacrificato tantissimo, ragazzi. Locatelli, diciamo che è partito un po' così così, però alla fine anche il suo apporto lo ha dato. È uscito oggi veramente. Io ho visto nei titolari, ma anche poi in quelli che sono subentrati, tutti, comunque una partita tutti funzionali. Jorginho pure, magari lavoro un pochino più nascosto, un pochino meno fatto esaltato, parecchia interdizione però, esatto, ha recuperato un paio di palloni, a un certo punto sono rimasto, ho detto anche oh, un paio di gestioni del pallone molto molto importanti, con un paio di giochi dei gambe, non mi voglio esaltare, non mi voglio esaltare, ma c'ho il durello, lo posso dire, tutti... c'ho il durello, ragazzi miei, non sei l'unico, però concentrati, concentrati, perché ci stanno ancora due partite da affrontare. Bisogna continuare così e, se possibile, migliorarsi. Mamma mia, ragazzi, ci abbiamo ancora due partite importanti nel girone, due partite importantissime che te possono di tanto veramente per le successive partite, se riesci, se riesci. Sto sudando come con che fa. Questi mezzi però, ragazzi, ce la possiamo. Detto questo, mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo nuovo video. Sempre forza Italia, sempre forza Italia.